Eccoci alla partita fra Dinamo Dresda e Bayer Uerdingen. Il punteggio finale è stato di 2-0 in favore della formazione della Dinamo Dresda in questa specie di derby pan tedesco. È la quarta volta che vince una squadra orientale, 9 volte hanno vinto le formazioni della Germania occidentale nei confronti diretti. Questo, dopo aver visto un attacco di Sammer, è il gol con cui al sesto minuto del secondo tempo si sblocca il risultato. C'è un scivolone del difensore Scheffel che libera Frank Liebmann prontissimo davanti alla porta a realizzare, portando in vantaggio la sua squadra. Il Bayer Uerdingen ha cercato comunque di replicare, la partita è stata molto divertente, molto aperta, nonostante il terreno molto molto brutto, era un vero e proprio pantano su cui si è giocato di fronte a meno di 40.000 spettatori. Ancora attacchi da parte della formazione della Dinamo Dresda, con ottimi interventi da parte del portiere Follach, che sicuramente è stato più impegnato rispetto al suo compagno. Ecco comunque al 17esimo uno scambio fra Plitz e Sammer porta Uwe Pilz alla realizzazione del secondo gol. Eccoci lo scambio con Sammer e poi il gol di Pilz, che aveva iniziato l'azione, aveva scambiato molto bene con Sammer e poi aveva realizzato. Vi dicevo che la partita è stata piuttosto divertente e il Bayer Uerdingen ha avuto anche la possibilità qui, vedete, con Scheffel.